Babbo Natale ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco del distaccamento di Darfo Boario Terme per raggiungere i piani alti della pediatria dell'ospedale di Esene per salutare i bambini e portare loro dei doni. Non potendo entrare in reparto a causa delle norme anti-Covid, Babbo Natale ha pensato bene di fare una sorpresa ai bambini salutandoli dalla finestra. Per questo si è fatto trasportare sulla grande terrazza della pediatria e poi fuori dalle finestre delle stanze dove sono ricoverati i piccoli pazienti, dall'autoscala dei Vigili del Fuoco. Una doppia emozione per i bambini che hanno visto Babbo Natale accompagnato dai loro eroi preferiti. Noi abbiamo in comune con Babbo Natale una cosa molto importante: Babbo Natale è amico dei bambini, ma anche noi lo siamo, e quindi questo per noi è motivo di orgoglio, e spero che questo possa essere di buon auspicio per i giorni futuri e in particolar modo per questi bambini. Le volontarie dell'ABIO, Associazione Bambini in Ospedale, che hanno organizzato l'evento chiedendo a Babbo Natale di portare doni e caramelle per i pazienti, è stato un modo per fare qualcosa, per alleviare le sofferenze dei bambini e per sostenere le famiglie durante la degenza in ospedale. Non possiamo essere presenti fisicamente, cerchiamo di fare quello che possiamo dall'esterno per far sentire ai nostri bambini la presenza. Il Covid per fortuna pare aver risparmiato i bambini, ma ha causato loro comunque molti disagi. In ospedale non solo i volontari, ma anche la scuola primaria è stata sospesa e le visite sono vietate, se non ai genitori, uno per volta. Momenti come questi aiutano tutti ad andare avanti, a superare i momenti difficili e a ritrovare il sorriso, la fiducia nel prossimo e nel futuro. Momenti come questi ci ricordano la normalità, ci ricordano che è Natale, ci ricordano un periodo sereno della nostra vita. Auguro ovviamente non solo ai bambini qui presenti, ma a tutti i bambini della Valle Camonica un sereno e felice Natale con le loro famiglie.